E se vi dicessi che questa immagine l'ho fatta col Mavic Mini? Bene, sì, amici, quell'immagine è stata fatta con lui, con il DJI Mavic Mini. Molti si sono lamentati riguardo al Mavic Mini perché non ha l'Active Track e tutte le sue funzioni adiacenti. Però, come avete visto dalle immagini, c'è un modo un po' furbesco per attivarlo. Sentiamo. Ci siamo per provare la funzione nascosta, ovvero l'Active Track. Quindi decolliamo e poi vi faccio vedere da dove si attiva. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Una volta drone in volo, dobbiamo andare nei quick shot, perché la funzione si attiva dal quick shot. Quindi ok, scegliamo ad esempio il drone. Quindi selezioniamo noi come soggetto, gli diamo lo start. 3, 2, 1, lui incomincia e man mano ci spostiamo. Vediamo che il drone ci traccia sempre. Okay. Proviamo a fare la stessa cosa con il rocket, vediamo se funziona. 3, 2, 1. Ci segue. Adesso proviamo a farlo anche con il cerchio. Ok, diamo lo start. Proviamo a muoverci, ci segue anche nell'elix, eccolo, scusatemi, volevo dire nel cerchio. Ok, io direi di non provarlo con l'elix perché ovviamente uscirà già sballato di suo. Direi che siamo soddisfatti perché abbiamo una nuova funzione, l'Active Track, con una piccola scorciatoia. E adesso torniamo in studio. Come avete visto, si può ovviare a questa mancanza. C'è da dire che, ovviamente, essendo un'elaborazione che a quanto pare è fatta direttamente dal processore dello smartphone, non è proprio perfetta. L'abbiamo visto anche nei quick shot normalmente, che a volte non tiene precisamente il centro. È soltanto un modo per ovviare a quell'assenza. Vabbè, diciamo che l'Active Track ha un sistema proprio diverso. Sì, esatto. Quindi traccia il soggetto e lo segue per tutto il tempo possibile. Invece in questo caso, nel tempo del quick shot, segue il soggetto. Sì, insomma, il soggetto è un po' limitato, però non è male. Allora, stavamo dicendo in questo momento che magari c'è qualcuno di voi che non sa che cosa sia l'Active Track. Esatto, l'Active Track è una funzione che permette di effettuare un'altra bellissima funzione, ovvero il Follow Me. In parole povere, il drone in automatico ha un'intelligenza artificiale che praticamente ti va a tracciare e quindi durante le operazioni ti tiene sempre, diciamo, focalizzato al centro e ad esempio nel Follow Me ti segue durante le tue camminate, le tue passeggiate in bicicletta, senza che tu compia nessuna azione con il joystick. Quindi questo è l'Active Track. Ci siamo sbilanciati nel dire, ah, se c'è questa possibilità, sicuramente con qualche aggiornamento firmware lo implementeranno. Ai noi DJI ha già smentito questo, perché più di un utente ha fatto questa richiesta e hanno specificato che in nessun aggiornamento firmware implementeranno l'Active Track. Se proprio volete usarlo, adesso sapete come poterlo avviare.
Che poi tra l'altro ci stava quel drone che è uscito da poco, lo Skydio. Skydio 2, che ho sentito parlare che quello è una bestia per Active Sky. Speriamo un giorno di metterci le mani sopra. Anche perché quello non ha una buona qualità, però ho saputo che ha un Active Track veramente pazzesco, sì, evita gli alberi, evita i fili, evita tutto. Intelligenza artificiale. Veramente pazzesco, quindi. Veramente pazzesco. Speriamo di metterci le mani un giorno. Anche se sono sicuro, conoscendo DJI, che secondo me ci ha già messo le mani sopra al progetto e magari... chissà, lo metterà nel nuovo Mavic 3. Siamo giunti a conclusione anche per questo video. Vi ricordiamo di mettere un mi piace, iscrivetevi qualora non siate ancora iscritti al nostro canale, così almeno ci supportate in questo progetto. Seguiteci in tutti i nostri social, Facebook ed Instagram. Il like l'hai già detto. Il like l'ho già detto, ok, ci siamo. Buon volo a tutti, ciao! Si sono lamentati. Siamo giunti a conclusione, esatto. Anche un po' più esatto. Diamo uno stop.